Questo grillo sta girando le piazze della Sicilia, una cosa che mi indigna profondamente, davanti a della gente che ha dei problemi serissimi, non c'è lavoro, è un disastro, va a dire la seguente proposta: 1.000 euro al mese a tutti per 3 anni, per la modica cifra di 100 miliardi di euro. 200.000 miliardi di vecchie lire. Lo va a dire a della gente, a dei giovani senza lavoro, a delle famiglie disperate. Ma almeno una volta Lauro il pacco della pasta glielo portava, la seconda scarpa gliela portava. Almeno era meglio. È una vergogna. Ai miei occhi e alle mie orecchie è una vergogna che un paese in difficoltà venga trattato a colpi di favole. Io negli ultimi 3 giorni ho sentito, un certo giorno, giornata da segnare, come dice il poeta, con un sassolino bianco, 30 miliardi di euro di riduzione fiscale, sommando quel che ha detto Berlusconi, quel che ha detto Monti, al 2014 abbiamo pagato 30 miliardi in meno di tasse. Una bella notizia. Maroni dice via l'IRA, via l'IMU, libri gratis. Il bollo auto. Bollo auto, quello era, l'aveva detto Berlusconi come ultimo colpo dell'ultima campagna elettorale. Io devo essere l'unico cretino che lo paga forse ancora in giro, io lo pago un po'. Noi stiamo attraversando la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi, punto. La crisi più lunga e difficile dal dopoguerra ad oggi. Quindi l'oggetto della campagna elettorale dovrebbe essere come facciamo uscirne. E per favore non inventando che ne esci così. Domani mattina perché hai comprato Balotelli, no? Perché qui la questione è seria.